Zuppi, è qui a sostegno della candidatura di Michele Suriani e la lista della Lega, in questa battaglia che ci vede protagonista. È stata un'amministrazione quella che ha visto la Lega protagonista, e sicuramente l'azione dei nostri assessori, dei nostri consiglieri è stata determinante per raggiungere gli obiettivi migliori con un passo veloce di governo regionale. Michele Suriani da un candidato che dà un valore aggiunto in cambi di professionalità, in termini di esperienza e capacità amministrativa, in un grande disegno, in un grande progetto che è quella di una città in cambiamento e che oggi deve raggiungere il suo obiettivo principale. Questa è una città bella, noi la renderemo bellissima. Oggi, dopo anche 5 anni di governo, siamo riusciti ad arricchire la nostra comunità politica con figure professionali, con ingegneri, con medici, con rappresentanti degli studenti, un po' con tutti gli spaccati della nostra società, e credo che la figura di Michele Suriani, ottimo professionista, bravo ingegnere, sarà uno di quei contributi che evidentemente in termini di idee, di visione, di programmazione faranno crescere il capoluogo di regione. Dall'Aquila parte la sfida alle politiche 2023 e sarebbe un peccato non riuscire ad avere una filiera che dal governo, passando per la regione, arrivasse fino alla città dell'Aquila e ci consentisse di continuare a sfruttare al meglio le grandi opportunità, le irripetibili opportunità che abbiamo di fronte. Quindi grazie a tutti, grazie a Michele per il suo impegno, per la sua dedizione, per la sua passione. Allora, noi dobbiamo necessariamente puntare sull'attrazione di tutte le risorse oggi disponibili all'Aquila. Abbiamo finanziamenti che non esistono altrove, potenziali. Per prenderli bisogna entrare nel merito dei singoli progetti, veicolarli bene all'interno dell'apparato della pubblica amministrazione e nei meandri e ginepraio di tutte le normative, e questo noi lo sappiamo fare, ed essere credibili in tutto e per tutto. Esistono delle realtà e delle potenzialità sia in termini infrastrutturali che di contenuti e persone che ogni giorno si dedicano allo sport e che vanno necessariamente potenziate. Abbiamo le risorse e le competenze per farlo, dobbiamo farlo. Anche sul turismo religioso dobbiamo far sì che l'Aquila diventi patrimonio culturale di tutti, non soltanto nella settimana della perdonanza celestiniana, ma tutti i giorni dell'anno, perché non solo la Porta Santa, ma tutto il patrimonio culturale e religioso della città merita ed è degno di questo obiettivo e questa prospettiva. I politici non devono essere soltanto disponibili all'ascolto, questa è una condizione essenziale di tutti coloro che si avvicinano al mondo della politica. E i politici non devono essere con le porte aperte, come dicono sempre, non solo devono lasciare la porta aperta, devono toglierla. Io in Consiglio Comunale lascerò la porta tolta. Chiunque, senza prendere appuntamento, entrerà a Palazzo Fibbioni, che è il palazzo di tutti, della città, entrando, facendo fila se c'è qualcuno o direttamente venendo a parlare con me, perché un consigliere eletto senza il cittadino che gli porta delle idee non saprebbe cosa fare.